Si comincia con questa seconda partita del triangolare della festa di fine campionato trofeo Parent One organizzato da Sporting Tour, partita che vede affrontarsi Aprilia Academy in maglia blu e FC Massimina in maglia gialla in questa categoria 2010, due tempi da 18 minuti, poi chiuso nuovamente in fallo laterale. Allora andrà ancora con le mani Gaggiotti. Pallone verso il centro questa volta, che poi sfila all'interno dell'area di rigore. Deve provare ad allontanarlo l'Aprilia Academy, ma ancora Massimina in possesso. Attenzione alla doppia parata, parata in due tempi per Saccucci, applaudito ancora dai suoi. Il contropiede dell'Aprilia, anticipato volante. Qui ancora Massimina, che allora gestisce il possesso. Va a disturbarlo Martinelli, ma ancora Massimina in avanti. Poi qui arriva un tiro. Forse ha toccato Saccucci. Sì, è così. Allora altra grandissima parata dell'estremo difensore dell'Aprilia sulla conclusione da lontanissimo di Gagliardi. Pace tutto sommato sul punteggio di equilibrio grazie alle parate dell'estremo difensore. Già tre volte è dovuto intervenire con parate vere e proprie. Adesso attenzione al Massimina, che costruisce ancora per vie centrali. Qui è riuscito a passare e poi a portarsi alla conclusione il numero 92 Gaggiotti. Poi sul più bello non ha trovato lo specchio, incrociando con il destro. Il controllo due volte con il tacco Facchetti, che riesce ad andare in avanti. Poi Massimina che chiude ancora con la testa Magni in fallo laterale. Quando mancano 10 secondi alla fine della prima frazione, vediamo se lascia giocare il direttore di gara. Sì, è così. Pallone sulla testa di Vissani, che apre sulla sinistra. Svirgolata qui la conclusione di Gagliardi. E duplice fischio del direttore di gara, fine primo tempo 0-0. E fallo laterale per quella che potrebbe essere l'ultima azione di questi tempi regolamentari. Rimessa laterale di Vona dentro il cuore dell'area di rigore, pallone che rimbalza, deve allontanare il Massimina, lo fa in due tempi. Poi qui ha fischiato due volte il direttore di gara, prima ancora della conclusione comunque deviata di Lucarelli. E allora si andrà ai calci di rigore per decidere chi avrà la meglio tra Aprilia Academy e Massimina. Si riprende allora con Aprilia Academy, FC Massimina ai calci di rigore. Primo calcio di rigore contro la traversa per Gagliardi, incredibile. Attenzione a Martinelli, capitano dell'Aprilia Academy. La rincorsa del numero 22. Vediamo se riesce a portare in vantaggio l'Aprilia Academy. Sì, è così, freddissimo. È il turno sul dischetto di Gaggiotti. La rincorsa di Gaggiotti. Rigore imparabile per Saccucci. E allora uno pari, ma Aprilia con un rigore in meno. Ancora Aprilia sul dischetto, che batte per la possibilità di vantaggio, la tocca solamente Sardella. Rigore anche questo imparabile di Lucarelli, che freddissimo fa 2-1. Rigore che può essere decisivo, no, perché lo segna Ranalli. E allora si procede con l'ultimo rigore dell'Aprilia. Match point per l'Aprilia Academy, la rincorsa di Di Gennaro, che si fa ipnotizzare da Sardella. E allora si va ad oltranza. È il turno di Rossi, che va centrale, non riesce però ad intervenire Saccucci. E allora vantaggio Massimina, deve obbligatoriamente segnare Romano. Ecco il fischio del direttore di gara, Romano si fa parare, rigore da Sardella. E allora vince il Massimina, la squadra romana,